Eccoci qua in cucina con MasterChef, lo chef più amato dalle italiane. Questa sera vedremo la ricetta della tarte trash. Vi starete chiedendo, ma cos'è la tarte trash? Ma io che cazzo ne so, scusa. No, ma perché? No. Lo so, è un po' che manco dai social e dovrei magari giustificarmi, ma come ben sapete a me non me ne frega un c***o. Quindi passiamo subito alla presentazione degli ingredienti per la tarte trash. La tarte trash, ovvero la tartare di MasterChef, è molto semplice da preparare, anche perché l'uso dei fornelli servirà solamente per caramellare la cipolla con l'aceto balsamico. Andiamo subito alla presentazione di questi famosi ingredienti. Porzione singola, per me che la mangio abbondante, 2 etti di macinato fresco, deve essere veramente fresco perché la tartare si mangia cruda, cipolla rossa esclusivamente di Tropea, ok, cameraman puoi seguirmi anche il dito, qua, guarda. Limone, useremo solo la scorza, ma faceva figo appunto utilizzarlo intero. Sale, pepe verde, che è una variante proprio mia. L'uovo con il suo separatuorlo, gentilmente offerto dalla coppia di nostri amici Sole e Federico, che poi vi presenteremo in una ricetta che faremo insieme in Veneto. Capperi, se non avete quelli di Pantelleria come i miei, potete usare quelli del naso, vanno bene lo stesso, altrimenti usate un po' quel che vi pare. Caprino fresco, preso poco fa dal contadino, ok, dalla sua mucca vaccina, che poi non capisco perché lo chiamino caprino, visto che dovrebbe essere di mucca, potevano chiamarlo mucchino. Comunque è un caprino, fresco. Qui abbiamo zucchero di canna e aceto balsamico che ci serviranno per caramellare le nostre cipolle. Andiamo in preparazione. Posso? Sì! Allora, la ricetta della tarte trash si divide in 2 parti. Allora, la prima parte prepariamo le cose fresche, quindi la carne in primis. Vieni, vedi, seguimi col ditino, seguimi. La carne in primis. Prima mi sono dimenticato un ingrediente fondamentale che è l'olio di oliva extravergine. Io uso quello leggermente piccante, non troppo, sennò va a coprirmi i sapori. Voi usate un po' come sempre quel che vi pare, ok? Quindi si può usare anche l'olio piccante? Sì, dottoressa. Perfetto. Allora, tartare. Abbiamo tagliato finemente a coltello i capperi di Pantelleria, ok? Quindi vado a metterci dentro i capperi di Pantelleria. Io uso le mani che ho lavato prima, Quindi, ricapitolando, carne, cappero di Pantelleria, grattatina dalla scorza di limone, non troppo. Scorza, non grattate il bianco, ok? Giro d'olio, tac, prendo un cucchiaio che ho dimenticato, ovviamente, sennò che MasterChef sarei, e vado a dargli una bella mischiata. Do una bella mischiatina. Velocizziamo. Vado a coprire la carne con la pellicola trasparente, ok? Poi mezz'ora in frigorifero a riposare. Seconda parte per una perfetta tarte trash. Ci vuole una cipolla praticamente quasi caramellata, che sulla tarte trash può accompagnare solo. Come andiamo a farla? Ho messo a scaldare, segui il ditino, qua, un giro d'olio. Buttiamo dentro le nostre cipolle di Tropea, rigorosamente col dito di MasterChef, bello grassicello. Tac. E le andiamo a far appassire lentamente, a fiamma bassa, ok? Una bella giratina. Velocizziamo. Pizzico di sale che andrà a tirare fuori l'acqua delle cipolle, perché dovete sapere che le cipolle per un 90% sono fatte d'acqua. E la lascio appassire pianissimo, pianissimo. Dopo andrò ad aggiungere lo zucchero di canna e un'emulsione, o comunque un'emulsione, dopo vi faccio vedere, tanto così, di aceto balsamico. C'è un pezzo così, non c'avevo mica un chilo, Sfrigolamento! Sentite che bel rumorino. Le dobbiamo fare imbiondire e non bruciare, quindi piano piano le controllo, ok? Appena si imbiondiscono andrò ad aggiungere, tra poco vi faccio vedere, mezza tazzina di aceto balsamico. Le cipolle si sono imbiondite, è giunto il momento di mettere mezza tazzina di caffè di aceto balsamico e poi alzerò subito la fiamma. Ok? Vado a girarla e lo lascio evaporare.
Quando avete messo l'aceto balsamico, tac, mettiamo un cucchiaio di zucchero di canna, canna tipo quelle che usava Bob Marley, ok? Tac. E vado a caramellare leggermente le nostre cipolle. Io le faccio così, voi fate un po' come vi pare. Velocizziamo. La nostra cipolla ha appena caramellato, è bella morbida, vedete? Ok, ho preso anche un bel colorino. E adesso vado a metterla in una ciotolina e la metterò per un 20 minuti circa in frigo. Ci servirà dopo per guarnire la nostra tart rash. Velocizziamo. Mentre aspettiamo che sia la carne che le cipolle riposino in frigorifero, andiamo a preparare il caprino. Io gli ho già messo un giro d'olio, ok? Pepe, io utilizzo quello verde perché la ricetta è mia, quindi utilizzo un po' quel che mi pare. Potete utilizzare tranquillamente anche il pepe nero. Quindi pepe verde in grani, una bella grattata. Ancora un po' di scorza di limone, ma poca roba. E vado a girare. Velocizziamo. Mentre aspettiamo, per non stare con le mani in mano, andiamo a separare l'uovo. Speriamo mi venga perché è nuovo, non l'ho mai fatto, quindi proviamoci. Tac. Guarda che roba. Ringraziamo ancora la nostra amica Sole e il nostro amico Federico per questo regalo veramente utile, il separatore del tuorlo. E poi, MasterChef si sa, ha sempre ingegno, andiamo ad ungere un contenitore per dare una forma alla nostra tartare. Io uso questo, voi chiaramente al son del che vi pare utilizzate appunto quello che volete. Tac, e adesso aspettiamo la nostra tartare. Andiamo a comporre a destra la nostra tartare, io l'ho già ribaltata a gambe all'aria, anche se non ho le gambe, dalla nostra formina. Ci vado a mettere sopra il caprino, ok? Qua cercate di dargli un po' una forma che vi piace. Da. Velocizziamo. Facciamo un po' di spazio per il nostro tuorlo. È grezzo, alla MasterChef ovviamente, cioè. E Carlo Cracco può accompagnare solo. Tocco di classe. Tac. L'ovetto. E adesso andiamo a prendere le nostre cipolle di caramin. No, fa cagare, avvicinati di più. Metti anche fa cagare. Pepe verde a finire, una bella spolveratina che a me piace, tac, così colora anche un po' il piatto. Io impiattare faccio un po' cacare, ma fa niente, questo è il bello di MasterChef. Allora, io ho saltato, cameraman, guarda me. Io ho saltato un passaggio prima nel video, ma l'ho fatto. Quando tirate fuori la carne dal frigo, ovviamente due pizzichi di sale, perché sennò non sa di niente. Bene, ci vediamo all'assaggio. La nostra tart rash è pronta, come direbbe il mio amico Christian De Sica. E sti cazzi! Andiamo a provarla. Un bel piatto abbondante. Quindi tac, si rompe l'ovetto. Tac. Prendiamo un po' di tutto, no? Quindi ovetto, carne, cipolla caramellata. A me piace mischiarla così, vedi, guarda che roba. Ragazzi, provatela e poi mi scrivete qua nei commenti come mi è venuta. Se non vi è venuta bene, chi se ne frega, però fatemi sapere. Alla prossima ricetta. Ciao!